Holodomor in italiano possiamo dire la carestia, ma non è la carestia che potrebbe venire dalle cose naturali, ma la carestia che è stata provocata da una parte, da un uomo, Stalin, dall'altra parte dal tutto regime comunismo, regime sovietico comunismo che esisteva nel nostro paese. Quindi oggi, in questo anno, ricordiamo il 75esimo anniversario della grande carestia provocata dall'ideologia comunista. Si dice che negli anni 1932-33 ogni minuto morivano 17 persone, ogni giorno 24.000 persone. Quindi, secondo le statistiche molto generali, sono stati morti circa 7 milioni del popolo in Ucraina, sia ucraini che i russi, gli ebrei e di altre nazionalità. Io vivevo nell'Unione Sovietica mentre studiavo a scuola e quasi non sapevo niente su questo perché non si parlava da una parte, da seconda parte non si poteva parlare perché come mai sotto il comunismo morivano così tanta gente, quindi non si parlava ufficialmente. Anche quando Ucraina è stata liberata nel 1990 non abbiamo parlato ufficialmente su di questo, solo pochissimo. Nel 1933 il console d'Italia in Ucraina ha fatto un rapporto scrivendo che nei mercati si vende il carne umano, che tanta gente muore dalla fame, che è stata provocata non per causa naturale, ma che è stata provocata dal regime sovietico, e lui scrive anche su tanta gente che moriva, proprio migliaia di persone, quello che lui ha visto. Il console testimonia che la stagione era molto favorevole per il raccolto e che dunque questa fame era stata voluta proprio dal regime sovietico. Sì, certo, perché se c'è la carestia naturale, potrei dire, non è una cosa, succede anche adesso. Invece questo era così pianificato dal regime che la gente doveva e poteva, non solo poteva, ma doveva morire, perché anche non si davano il permesso di uscire da questa zona, andare in un'altra città, in un altro posto. La gente era costretta a morire. Com'è cambiato per voi ucraini il rapporto con il pane? Una volta ho domandato la mia nonna perché da noi esiste una tradizione quando cade un pezzettino di pane, quando cade sulla terra, perché dobbiamo baciarlo subito. E mi raccontava che esisteva nella nostra storia d'Ucraina, esisteva un momento in quale questo pezzettino di pane ha salvato la vita, quindi da questo tempo da noi il pane sempre porta una cosa sacrale.